La Salernitana si scopre grande nel primo tempo, ma il Verona si ricorda di esserlo nella ripresa. Nel classico match dai due volti il pari è sostanzialmente giusto. Lo riconosceranno negli spogliatoi un po' tutti. Tocchi di prima e velocità da gran premio, il contropiede Granata nella prima frazione di gioco ha messo in difficoltà il Verona in più di un'occasione. Caruezzo, Pisicchio, Pasa, un trio di giocolieri di quella che è sembrata la Salernitana più bella vista in questa stagione. Al 29esimo il gol di Pasa, il suo diagonale dopo il prezioso lavoro di Ferrari. Sul finire del tempo Battara salva di piede su Pusceddu, cui il Verona ha affidato le sue poche sortite efficaci del primo tempo. Al 43esimo Carruezzo raddoppia, l'errore è di Sottomaiori che imprudentemente cerca di servire il portiere Gregori. Tutto cambia nella ripresa, il Verona inserisce Gritti al posto di Cucciari e schiaccia la Salernitana ai limiti della propria area di rigore. Anzaloni sostituisce Pisicchio, poi sarà costretto a privarsi per infortunio di Caruezzo, restando senza l'arma più efficace, il contropiede. Il Verona, sempre più intraprendente, accorcia le distanze con Sottomaior al 13esimo. Poi si illude di aver pareggiato con Pellegrini, ma Lobello aveva fermato il gioco per offside con ampio anticipo. Quando Pusceddu al 26esimo trova il jolly del pari vero, le squadre decidono che non vale più la pena di darsi battaglia. Salernitana-Verona 2-2, grande avvio dei campani che passano al 29esimo, da Ferrara a Pasa che batte Gregori. Raddoppio della Salernitana al 43esimo con Caruezzo che approfitta di alcune topiche difensive veronesi che nella ripresa si scatenano. Al 13esimo... sul traversone di Pellegrini, sulla destra e Sottomaior che di testa accorcia le distanze. Il pareggio al 25esimo con un gran sinistro da fuori area di Pusceddu. Nulla da fare per il portiere.